Orsù, venite, rallegriamoci, tributiamo del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, perché è giorno di pace, giorno di gioia, giorno di amore. E in questo clima festoso di gioia, sento il dovere di mandare nel mio saluto di comunione e di stima all'Arcivescovo di Bergamo, Monsignor Giorgio, una delle più spiccate figure dell'Episcopato italiano, perché voi, cari fratelli, da sotto il monte fate parte di quella diocesi. Ma il mio pensiero, che è pensiero di ringraziamento, va a voi, carissimi fratelli, che avete affrontato le fatiche, l'onere di questo viaggio e che vi accingete attraverso le vie dell'Italia a dare testimonianza di una grande fede, la fede cioè di colui che è principe della pace di Cristo. Voi passerete tra le vie della Galatia, percorrerete altre regioni, ma la voce, il messaggio che portate è uno, la pace, è il bene supremo che l'umanità deve vivere. E vi ringraziamo quindi di questa testimonianza che voi andate a dare. Ma un pensiero di ringraziamento va anche al parroco contadino di sotto il monte, il quale si era recato per circostanze diverse di non aver potuto partecipare a questo incontro, ma comunque, se non fisicamente, è presente in spirito, è presente con la sua preghiera, è stato presente anche a nome della comunità parrocchiale nel fare una cospicua offerta a questa chiesa perché venga rivoluto secondo il mio rispetto. E noi questa cospicua offerta la devolveremo per poter fornire alla nostra chiesa di un tabernacolo cui rimarranno ucciso per sempre, rimarrà uccisa per sempre questo evento che non diciamo storico perché sarebbe troppo retorico, ma è un evento di amore e di incontro. È un ringraziamento particolare, vale anche a capire che le lacrime insieme con voi di questa manifestazione, di questo impegno, a lui auguriamo veramente che le sue fatiche possano essere accolte generosamente da voi e dalla comunità parrocchiale.
a Gesù, ma io ho osservato tutto questo della mia giovinezza. Allora la richiesta di Gesù diventa molto più esigente. E il giovane era lì. Gesù gli dice, va, vendi tutto quello che hai, distribuiscelo ai poveri e poi vieni a sé. Sappiamo qual è stata la conclusione di questo incontro del giovane con Gesù. Alle parole del Signore, il giovane si ritrovò su se stesso, si rattristò, se ne andò, si allontanò. Ecco, miei cari fratelli, quella che può essere la posizione dei uomini di fronte alle esigenze del Vangelo, che fa il Vangelo e pace. Pace agli uomini di buona volontà, questo è un grande proclama, il quale annunziò, proclamò la nascita di Gesù da noi. E il Vangelo dunque pace, ha una pace, chiamiamola con un attributo un po' duro, pace sola, è una pace la quale richiede i sacrifici, il Signore